Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi piove, ma comunque siamo a novembre e quindi ci sta. Oggi volevo parlare un po' così in generale, ma dire proprio due cose sui significati, sugli assi che qua vedete di un mazzo molto bello che poi vi presenterò nel prossimo streaming. Allora, volevo parlare un attimino del significato dei semi. Per esempio, i bastoni che comunque diciamo hanno come elemento il fuoco. Il significato delle carte dei tarocchi del seme di bastoni sono associati all'energia primordiale, all'ispirazione, alla determinazione, alla creatività, alla forza, alla passionalità, perché alcuni assi di bastoni in alcuni mazzi hanno proprio la forma fallica, e al pensiero originale. Questo seme corrisponde all'elemento fuoco, come vi ho già detto, il fuoco è caldo, è imprevedibile, è energetico, può essere creativo, aiutandoci a cucinare o a costruire, oppure può essere distruttivo, come nel caso di un devastante incendio domestico o boschivo. Il fuoco è anche lui simbolo di passione, energia, entusiasmo e comunque il fuoco della sessualità. È un elemento maschile e attivo che riflette la spinta e la forza della nostra volontà. In un mazzo di carte da gioco normali, perché sapete che alcuni cartomanti leggono le carte da gioco, corrisponde ai fiori. E quindi rappresenta spesso anche i segni zodiacali del fuoco, tipo il leone, il sagittario, l'ariete. Quando in una stesa di tarocchi vedi una carta di corte associata a questo seme, allora si riferisce sicuramente a una persona energica, creativa, calda, carismatica. Adesso questo è un bellissimo mazzo che poi comunque vi presenterò bene. Però ecco, insomma, quindi il bastone significa fuoco in tutti i sensi, quindi fuoco che brucia, che distrugge, ma fuoco anche come passione. E poi una carta che si riferisce spesso a una persona molto energica e passionale, carismatica, creativa, insomma, comunque una persona molto positiva. Passiamo alle spade, che corrisponde all'elemento aria. La carta di spada riguarda il livello mentale e il livello di coscienza. Livello mentale e livello di coscienza. Praticamente questo seme è spesso a doppio taglio e da questo punto di vista le spade simboleggiano il sottile equilibrio tra l'intelligenza, l'intelletto e il potere, perché comunque io con la spada taglio le teste, quindi è un potere che io ho con quest'arma. Queste due dinamiche, cioè l'equilibrio intellettivo dell'intelletto e questo potere, possono essere usate sia per il bene che per il male, come tutte le cose. Le spade devono essere bilanciate dalla creatività dei bastoni e dal sentimento del coup, al fine di avere l'effetto più positivo possibile, perché ho l'intelligenza, la passionalità, l'amore e quindi riesco a equilibrare un po' anche questa spada che potrebbe essere il potere, quindi determinante in certe situazioni. Quindi dicevamo, associato elemento aria, l'aria è intangibile e invisibile, ma anche in continuo movimento. Quindi noi non la vediamo, ma c'è sempre questo continuo movimento. Può essere calma e per lo più inosservabile, quindi non si vede, fino a diventare una brezza o addirittura un tornado. O un uragano impetuoso e alle volte distruttivo. E sì, potente ma anche purificante e rinfrescante con questa piccola brezza. Simbolicamente l'elemento ario si riferisce alla conoscenza, all'azione, al potere e al cambiamento. Abbiamo visto come in un attimo da una brezza si arriva a un uragano. È un'energia che può guidare con forza anche rimanendo invisibile.
In un mazzo di carte da gioco le spade corrispondono a picche. Le carte dei tarocchi e le seme di spada rappresentano spesso i segni zodiacali Acquario, Bilancia e Gemelli. Quando vedi una carta di corte del seme di spada, come un po' prima abbiamo detto per il bastone, spesso si riferisce a una persona intelligente, perché abbiamo detto che è l'intelletto che fa, quindi è la mente. Quindi una persona intelligente. E può essere un eccellente comunicatore o qualcuno che ha comunque o qualcuno che ha comunque un'intelligenza raffinata, tutte persone molto razionali che amano sperimentare il mondo, analizzandolo, analizzano tutto ciò che sta intorno, che gli sta intorno. E può essere un buon comunicatore, dicevo, un profondo, oppuramente un intellettuale, insomma. D'altra parte, nella parte più negativa, le carte di corte del seme di spade possono rappresentare anche persone prepotenti, conflittuali, spietate e rigide. Perché comunque la mente, anche questo razionale con il potere vicino, può essere sicuramente una persona anche spietata. Cioè io ho questa mia spada che se voglio taglio le teste. Con il potere e l'intelligenza, magari riesco comunque ad essere anche spietato o molto rigido. Ok? Passiamo alle carte di denari, al lasso e le carte di denari. Seme di denari, la terra, quindi l'elemento è la terra. Si occupano ovviamente del livello più materiale perché è il soldo, il denaro, più materiale fisico della tua vita, rispecchiando le situazioni inerenti ai soldi, alla materia, al corpo, alla salute, ma qua andiamo un po' sull'elaborato. Hanno a che fare con ciò che facciamo del nostro ambiente esterno, come appunto come lo creiamo, lo trasformiamo a nostro piacimento e lo facciamo crescere. Abbiamo un'azienda, lavoriamo, abbiamo un negozio. Prendiamo i premi, insomma, tutto per avere comunque il denaro. Anche quando introduciamo il concetto lavorativo, più che fare con i benefici salariali che con lo sforzo fisico, cioè tutto quello che faccio nel campo lavorativo lo faccio ovviamente per avere poi un resoconto, in denaro, no? A un livello invece più spirituale, i denari sono associati all'ego, all'autostima e all'immagine di sé. Cioè io sono ricco, sono io ho i soldi, io ho il potere, io ho tanti soldi. La terra, dunque abbiamo detto che rappresenta l'elemento terra, che è tattabile, tangibile, crea le fondamenta da cui ognuno di noi può crescere e svilupparsi. Perché comunque la terra sostiene le piante, gli alberi, le nutre e quindi da qua, comunque da basso, dalla terra, io posso elevare il mio castello e comunque il mio potere, no? Cioè il mio lavoro su una situazione stabile mi porta poi ad avere tanti soldi, perché la terra è solida, è fertile, no? È un elemento femminile e molto recettivo. Assorbe dai raggi solari, perché comunque la terra così vive di questo, questa energia per sostenere la vita, e in un mazzo di carte i denari sono i quadri. Abbiamo detto che scendono negli aspetti negativi del seme, quindi potrebbe essere, ok, arrivare io, ma anche l'avarizia, l'avidità, la possessività, l'eccessivo materialismo, quindi anche qua veniamo a mancare anche di sentimenti, no? Perché essere attratti esclusivamente dalla carriera a discapito di altre priorità della vita, ma anche delle altre persone che magari ci circondano, non è spesso un bene, anzi direi che è piuttosto questa avidità ci dà negatività, ovviamente, ci allontana anche dalle persone, delle volte ci dà anche terra bruciata intorno perché nessuno ci ama e nessuno ci sopporta. Rappresentano spesso i segni zodiacali Toro, Vergine e Capricorno, quindi quando si vede una carta di corte del seme di denaro in una lettura, si
Si può pensare a una persona pratica, orientata alla carriera, quindi una rivista, no? E con i piedi per terra e delle volte generosa, ma delle volte anche poco generosa. Ok? Quando ci sono dei dubbi di queste carte, sono puramente materiali. Sono essere indulgenti della serie, cioè non mi rompere che io devo andare avanti a fare la mia carriera, quindi ok, vabbè, ti scuso, basta che mi lasci perdere perché io ho altro da fare, insomma, no? Va bene. Oh, ragazzi, scusatemi, mi hanno interrotto qualche rompiballo del consente, porco uno e porco due, come dico io, che mi fanno bloccare anche, diciamo, le dirette. Non lo so, comunque stavo dicendo, le carte di tarocchi di coppe rappresentano spesso il segno zodiacale d'acqua, cioè comunque i pesci, il cancro e lo scorpione, che sono sempre un po' sognatori, un po' così proprio per aria, come i segni classici. Quando si ha una carta di corte di coppe, queste per esempio, dei tarocchi in una lettura, si può pensare a una persona emotiva, con dubbi anche sulle relazioni, perché si mettono sempre in discussione. Sono persone connesse con il proprio lato interiore, quindi molto emotivi, e la loro energia, la loro istintualità la prendono proprio da dentro, da quello che le arriva, vivono di pancia. Comunque sono delle belle persone, alla fine, sono un po' sognatori, ma sono delle belle persone. Volevo anche fare due chiacchiere sull'asso, che è il numero uno, il principio, l'inizio, la volontà che crea l'azione per cominciare un processo, un viaggio, no? Il numero uno è proprio l'inizio. Sono gli assi importantissimi. Certi cartomanti, anche adesso lo sento un po' meno, ma una volta utilizzavano le carte da corte, gli assi e gli arcani maggiori, per fare comunque una stesa, perché hanno lo stesso un potere ingrandibile, cioè l'asso veramente ingigantisce tutta la stesa. E quindi la partenza, l'origine, come dicevo, quindi indica gioia, felicità, consenso, le decisioni saranno prese con intelligenza, se parliamo comunque dell'asso di spade. Il lavoro inizia in un'azienda molto valida, questa è un'offerta d'amore molto alta. L'asso di bastoni, per esempio, la nascita. È un simbolo fallico, come dicevo prima, per la sua provenienza, cioè la terra, indica anche fertilità, energie. Le foglioline che si trovano spesso in queste carte sono le nuove idee, quindi sono carte sempre in movimento, no? Sono veramente sempre, è come la terra, no? Che cresce sempre, oggi esce un fiore, poi domani un altro. Quindi energie, nuove idee, movimento. L'asso di coppe è l'abbondanza, affettività, amore e tenerezza, amore per noi, amore per il nostro, per noi stessi, per il fisico, per la nostra gioia e ovviamente amore di coppe. Amore, cioè amore per tutti, per il nostro, di coppia, pagamento, sentimenti, nascita di un amore nuovo, è sempre una bellissima carta. L'asso di spade, mente, come dicevo prima, la testa, l'intelligenza, la determinazione, il cui motto è l'asso di spade è aggressivo, penetrante, però potrebbero essere anche la depressione, perché la mente mi fa anche continuare a pensare, a lavorare di testa, quindi lotta, forze, decisioni, ma anche indecisioni, può portare proprio anche dolore e depressione. L'asso di denari, tutto ciò che è tangibile, che è materiale, che è concreto, potere del denaro, dei beni, buone prospettive lavorative, denaro sicuro, ma ovviamente anche l'avarizia, perché tutti gli uomini ricchi, le donne ricche sono anche tanto avari, quindi avari anche poi nei sentimenti, dipende sempre dalle stese che poi ci sono. Comunque, credo di riuscire a mettere insieme i due video. Vi chiedo scusa, ma non avevo voglia di rifare tutto perché ho poco tempo, ma ci tenevo a fare questi piccoli chiarimenti. E poi noi ci vediamo sempre con comunque i miei tarocchi. Presenterò questi qua che sono i Secret Tarot, ma ve li presenterò bene.
perché sono delle carte, secondo me, spettacolo. Belle, sono proprio belle, ma ne parliamo poi la prossima volta. Va bene, ragazzi, chiedo ancora scusa per questo piccolo inconveniente, ma io li ucciderei tutti. Ma come si fa a non farceli? A cancellarli dai nostri telefonini da casa, cioè io capisco che lavorano questi qua, ma veramente la privacy, cioè chi ce l'ha la privacy? Tu c'hai la privacy? Tuo amico c'è la privacy? Io non ce l'ho, che cos'è la privacy? Adesso vado a vedere sul vocabolario perché qua non si capisce più niente. Ciao, bacio bacio.